Guerino Testa si è dimesso da presidente della provincia di Pescara per candidarsi a sindaco del comune di Pescara. Quindi avrà come alternativa Arbore Mascia. Ma io mi sono dimesso convintamente perché il partito mi ha chiesto di mettermi a disposizione per le prossime tornate elettorali o regionali o comunali. Questa mattina alla convention a Teramo, prima il ministro Quagliariello, poi il nostro segretario nazionale Angelino Alfano hanno detto che vorrebbero come candidato sindaco a Pescara il sottoscritto. È chiaro che noi abbiamo la nostra idea di candidatura e pensiamo che Testa sia davvero una persona in gamba, che abbia bene operato alla provincia e che sia in questo momento il candidato più forte che c'è. Per me ovviamente questo è stato un momento, un motivo di orgoglio, di emozione e anche di grande responsabilità, fermo restando che il nostro obiettivo è quello di tenere la coalizione unita, compatta, coesa e la più ampia possibile. Vedremo nei prossimi giorni cosa uscirà, cosa verrà sancito in maniera definitiva. Noi non vogliamo spaccare, ma vogliamo assolutamente far sì che ci sia un'attività di squadra, ci sia un'attività di convergenza nei confronti di un candidato che verrà scelto dalla coalizione, che ha un appeal maggiore, che potenzialmente può essere il più forte e che può in qualche maniera coagulare tutte le forze di centrodestra. Appoggeremo questa giunta e lo faremo però pretendendo lo stesso rispetto per quelli che sono i nostri candidati.